L'ha fatto venire stamattina da Roma strappandola alla TV. Vuoi sederti lì? Vicino alla casa. Eeeopla! Ci vuole 20 anni a fare un cameriere finito. Ale, bravo Ambrogio. Elegante e svelto come un ballerino. Fuori questo, sotto quello. Così, capito? Non è un mestiere da terrù. È un'arte. Agilità e sicurezza. Mai far cadere nulla. Ce n'è d'ogni strada mai visto. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Vai là su. Il Michele, il gatto e mele. Io ho un bestione così in casa, lo terrei alla catena. Come? Qualcuno riesce a farne un cameriere, io mi faccio monaco. Se la cocossi con te. Ma no, più lento. E più dritto anche, per favore. Ecco, così. Ecco, la sinistra. Visto come si è comportato oggi? Chi? Il dollaro? Ma no, il Michele, con 8 persone a tavola. Finché c'è l'altro è facile. Voglio vedere come se la cava quando va via l'Ambrogio, il tuo Colleoni. Sa neanche guidare la macchina, quel mulato lì. Imparerà subito anche quello. Sai cosa ti dico? Che i fenomeni sono fenomeni in tutto. Non fai tempo a fargli vedere una cosa che lui l'ha già imparata. Abituati a fare le curve. Oh! Ma lo sai, Michele, che sei proprio come i negri? Una cocò! Grazie! Oddio, che meraviglia! Ma come hai fatto a trasformarlo così? Ah, ma lui sai che impara tutto facendo. E chi c'era? C'era la Carla, la Giovanna, Paola. Paola, la conosci? Come no, tutte. E tu cosa ci hai portato? Beh, io le... Voglio dire, sei contento di stare qui in casa da noi? C'è nessuno? Non dovevi! Una caponata fatta a regola d'arte. Grazie, signore. Proprio come al paese. Questo si chiama parlare. Guarda. Tantissimi, quantomeno nel rispetto delle distanze tra servo e padrone. A Michele, per esempio, gli avete dato... Thank you.